Stiamo per vivere un'esperienza senza precedenti in un luogo magico. Una serata che sarà difficile rivivere in futuro. Stiamo lavorando tutti per sistemare gli ultimi particolari. Un viaggio che rimarrà certamente nei nostri occhi e nei nostri cuori. Ma non voglio aggiungere altro perché in certe situazioni come quella di questa sera le parole non servono. Questa è la chiave della sfida. Dov'è? L'hai vista? Il bastone a luci ci dà solo queste luci già previste, mentre noi dobbiamo eventualmente rinforzare sulla pedana e sul punto. Come lui stasera vedrà, vedere cosa c'è. Ci sono qua. E poi la pedana la teniamo un po' spostata ovviamente. Sì, no, mi no, la pedana, cioè io la pedana guarda, è 6 metri per 4, sarà qua. He will launch one reportage we already shot and we take a seguire. Ah, questo è pubblico? Va bene, è così? Buonasera amici di Voyager e un benvenuto in Egitto alla RAI. È un onore per noi essere qui con voi. Mi chiamo Hassan, sono un ingegnere e sono il direttore della società che si occupa degli spettacoli di suoni e luci qui in Egitto. Qui, sulla piana delle piramidi, usiamo nuove tecniche di illuminazione e di proiezione per raccontare le storie dei re qui sepolti e dei loro predecessori. Abbiamo un impianto di illuminazione da 1.000.000 di watt e laser speciali che raccontano agli spettatori la storia millenaria di questa terra, degli antichi egizi e dei loro schiavi, anche se la costruzione delle piramidi continua ad essere avvolta dal mistero. Siamo a Giza insieme al professor Awas perché il Ministero dei Beni Culturali italiano, il Ministero degli Esteri, hanno stipulato la convenzione per fornire al governo egiziano, in accordo con le autorità egiziane, due cose importanti. Da una parte il master plan per la ristrutturazione e riallestimento del museo principale del Cairo, che rappresenta il momento di partenza dell'egittologia nel mondo e che raccoglie la documentazione storica di quello che è stata la ricerca sull'archeologia egiziana dall'Ottocento in poi. Dall'altra parte l'Istituto Centrale del Restauro del Ministero dei Beni Culturali ha in programma e fornirà al governo egiziano una serie di corsi di addestramento per restauratori. Sepolti sotto la sabbia da migliaia di anni. Sono i segreti della più affascinante e misteriosa civiltà del passato. Gli occhi senza tempo della Sfinge, l'immenso tesoro dei faraoni, gli stretti tunnel che corrono tra le tombe, la maestà a mozzafiato della Grande Piramide. Quali menti hanno progettato tutto questo? Quali mani hanno modellato la pietra? Quali voci hanno dato gli ordini? È possibile che una misteriosa torre di granito nasconda il portale per passare da una dimensione all'altra, proprio come in un film di fantascienza? È possibile che antichi sacerdoti conoscessero la storia di alcune stelle molto lontane da noi, che immaginassero una vita oltre i confini del cielo? È possibile che un grande popolo scomparso abbia insegnato il più grande segreto del nostro tempo ai primi abitanti della terra di Tutankhamon? E perché tutto ciò sarebbe stato occultato, sepolto e fatto dimenticare? Qual è la vera storia dell'antico Egitto? Ci sono tracce da seguire, testimonianze da ascoltare, iscrizioni da interpretare e tutto ciò che deve essere visto sarà mostrato. A Voyager, adesso.
Buonasera, benvenuti in questo luogo magico. Siamo ai piedi della Sfinge, a Giza, al Cairo. Una serata fredda ma ricca di emozioni. Intanto ben trovati i nostri ospiti, abbiamo Giulio Magli, il professor Giulio Magli del Politecnico di Milano, titolare del primo corso mai istituito in Italia di archeoastronomia, grazie per essere venuto qui, e abbiamo Maria Stella Mazzanti, un'egittologa e presidente dell'associazione culturale Sechat, e tra poco avremo una sorpresa. Questa sera viaggeremo, faremo un viaggio attraverso i misteri, attraverso la storia, attraverso tutto quel fascino che l'Egitto ci trasmette da anni e anni. Una serata particolare anche perché siamo in un periodo particolare dell'anno, vuole essere un regalo a noi tutti, a chi ama questa terra, a chi ama indagare, ma a chi ama anche assistere ad una serata un po' diversa dalle altre. Una serata speciale, un evento, perché questo luogo è interdetto al pubblico. Questa sera le nostre telecamere, le nostre luci, il logo di Voyager si trova in un luogo che, se siete mai venuti in Egitto, potete vedere dall'alto, mentre adesso questa sera potrete viverlo direttamente dal punto alla prima fila. Insieme a noi ci sono anche un centinaio di fortunate persone, di italiani che erano in questo periodo al Cairo e che ci stanno facendo una compagnia, a quale facciamo un applauso anche per il freddo che stanno sopportando. Tanti misteri, tante storie, una serata intensa, vivremo molte sfaccettature della storia dell'antico Egitto, ma partiamo con uno dei misteri che più affascina da sempre. Voi sapete le tre piramidi che sono qui alle nostre spalle, che stiamo vedendo in questo momento, sono una costruzione incredibile, sono i monumenti più grandi al mondo e ancora oggi hanno mille domande che attendono una risposta. Sappiate che sono state costruite dalla quarta dinastia, durata circa 100 anni, e c'è chi dice che 2500 anni prima di Cristo circa, naturalmente non era possibile farle così, e che certi passaggi architettonici non sia possibile realizzarli nemmeno oggi. Naturalmente c'è chi è favorevole a questo e c'è chi è assolutamente contrario. La cosa bella è che dell'antico Egitto si parla come se si trattasse di un fatto di cronaca di poche ore fa, mentre sono cose avvenute in tempi remotissimi. C'è chi dice che, per esempio, siano state costruite nella terza dinastia delle piramidi molto semplici, anche se belle, ancora tra l'altro in piedi. Poi nella quarta dinastia, di colpo la perfezione, quelle che vedete alle nostre spalle, granito, calcare, posti in opera con una precisione che ancora oggi risulta difficile da spiegare, per poi tornare subito nella quinta dinastia a qualcosa di molto semplice. Ma è realmente andata così? Si è realmente passati dalla bicicletta al jet e si è ritornati alla bicicletta in poco più di 100 anni? Bene, questa sera stiamo per entrare nella prima piramide della quinta dinastia, in quella piramide che sarebbe dovuta essere l'evoluzione di queste, ma che invece ha fatto un salto indietro nel tempo che ancora non ci si riesce a spiegare. È realmente così? Bene, guardate, è stata riaperta per noi dopo 50 anni di chiusura e incontreremo un amico che ci accompagnerà nel corso di questa sera. Cominciamo questa avventura. Siamo qui con il professore Awas a Saqqara, a pochi chilometri da Giza, e ci troviamo di fronte a una piramide con scritto chiuso. Perché è scritto chiuso qui davanti? Perché il secolo scorso archeologi famosi vennero qui e tentarono di entrare nella piramide, ma non ci riuscirono e abbandonarono l'impresa. La piramide venne poi nuovamente sigillata e il suo ingresso chiuso da enormi blocchi di pietra. Adesso sono io a voler entrare nella piramide, visto che sono entrato in quasi tutte le principali piramidi d'Egitto, a Giza, ad Abu Sir, a Saqqara. Questa piramide è importante perché si colloca cronologicamente subito dopo le piramidi di Giza, costruite dai faraoni della quarta dinastia, Cheope, Chefren e Micerino, e fu quindi la prima piramide costruita da un re della quinta dinastia. È quindi la prima volta che entro in questa piramide e che una telecamera guarda all'interno di queste mura. Quindi non solo è la prima volta che entra una telecamera in questa
piramide, ma è la prima volta che lo stesso professor Awas entra in questa piramide, lui che l'Egitto lo conosce veramente palmo a palmo. Allora entriamo insieme, scopriamo insieme cosa si trova in questa piramide, prima piramide della quinta dinastia, la piramide costruita subito dopo quella di Cheope, Chefren e Micerino. Possiamo andare allora. Vedi, è costruita con blocchi molto più piccoli di quelli usati a Giza. Perché al tempo della costruzione delle piramidi di Giza, gli Egizi disponevano di grossi blocchi di pietra che provenivano da una formazione rocciosa detta gli strati di Mokattam. Qui in Egitto la pietra migliore era quella del livello 3. Ciò spiega perché le piramidi di Giza siano le migliori in assoluto dal punto di vista strutturale. A Saqqara non esistevano cave da cui estrarre blocchi di pietra di quelle dimensioni, ma la cosa strana delle piramidi di Saqqara è che le loro strutture sotterranee sono strutturalmente molto più solide e imponenti delle rispettive sovrastrutture. E come ti ho già detto, questa è la prima volta che entro in questa piramide. È emozionato? Cioè... Sì. Andiamo. Cominciamo a scendere, la distesa è molto, molto ripida. Watch out, Alberto. Yes. Devi guardare con attenzione. Fall down and you'll never make your program. Ha detto che se cadiamo non facciamo più il programma. Il passaggio è molto molto stretto. Yes. Molto bene. Questa era la pietra che chiudeva proprio l'ingresso della piramide. Si vedono ancora i passaggi della pietra, i binari della pietra che hanno chiuso questo ingresso. Eccoci qua. Andiamo qua sulla sinistra. Now you see for the first time this room. So what do you think about it? Nel mio lavoro di archeologo mi sono occupato quasi sempre di piramidi e quindi sono sempre voluto entrare in tutte le piramidi. Oggi è un giorno molto speciale per me. Dopo aver lavorato per 35 anni come archeologo, sono finalmente riuscito ad essere qui. What do you think about this room? Devi sapere che questi corridoi rappresentano il modo in cui gli Egizi immaginavano il mondo dell'oltretomba. L'altro mondo aveva canali scuri e passaggi. Alla fine di questi corridoi, il re doveva riposare nel suo sarcofago. E quindi era molto importante per il re costruire questo corridoio che lo avrebbe condotto nell'oltretomba. Questo re non era abbastanza ricco e potente, perché aveva regnato solo per pochi anni e quindi non fu in grado di farsi costruire un corridoio veramente lungo come avrebbe dovuto essere. È straordinario pensare che noi due stiamo seduti qui all'interno di una piramide costruita 4200 anni fa. Sai, Roberto, mi è sempre piaciuto condividere queste avventure con te. Si vede la tua emozione, la sua emozione nei suoi occhi, no? Perché dopo tanti anni di lavoro, many years of your work, you, when go inside for the first time in one tomb, you have the same eyes you have when it was 20 years. Esatto. Quando entro in un posto come questo per la prima volta, mi sento emozionato come se avessi appena fatto una nuova scoperta. Ogni volta che venivo qui a Saqqara dicevo sempre che avrei voluto entrare in questa piramide. E adesso sono felice di esserci riuscito e di averlo fatto insieme a te.
Thank you very much. Andiamo a vedere l'altra stanza. Andiamo nell'altra stanza che dovrebbe essere poi la stanza principale della piramide, quella dove era il sarcofago. Questo corridoio è poco più alto di un metro, ecco, stiamo entrando nella stanza più importante. Eccola qua. Nella piramide. Questa è la stanza che precede la camera funeraria vera e propria. Ah, è vero. Questa è l'altra stanza più avanti. Ma il soffitto is like the queen chamber of Cheope. Say in this way. È un soffitto a volte. Sì, è simile al soffitto della camera funeraria della regina nella grande piramide di Cheope. È uno stile molto diffuso in Egitto. Andiamo allora nell'ultima stanza, nella stanza del sarcofago, quella principale, perché questa è una precamera rispetto a quella. What do you think about? Questa è la camera funeraria e queste pietre spezzate ci dicono che in un lontano passato dei profanatori entrarono nella piramide, ruppero il sarcofago e depredarono la camera funeraria. La stessa cosa avvenne nella piramide di Djoser e in quasi tutte le piramidi dell'antico regno. Furono tutte depredate già all'epoca, perché facilmente accessibili. Solo nel Medio Regno gli architetti cominciarono a elaborare nuovi sistemi strutturali tali da trarre in inganno i profanatori. Ad esempio, costruendo un dedalo di corridoi molto più complesso e articolato. Ricordo, Roberto, che quando entrai per la prima volta nella piramide di Re Amenemhat III ad Ashur, conosciuta anche come la Piramide Nera, gli uomini che lavoravano lì mi legarono una corda alla gamba per evitare che potessi smarrirmi all'interno della piramide. Gli egizi tentarono di nascondere quanto più possibile la camera funeraria proprio per evitare il ripetersi di devastazioni di questo tipo. Qui fu distrutto tutto. I ladri entrarono e presero tutto, anche il tesoro del re. E nella ricerca del tesoro distrussero il sarcofago. Why no geroglifici inside this? Questa camera funeraria risale all'inizio della quinta dinastia. Gli egizi cominciarono a decorare le pareti delle camere funerarie solo verso la fine della quinta dinastia. Ma adesso, attraversando spazio e tempo, torniamo ai piedi della Sfinge per continuare questa avventura dedicata interamente all'Egitto. Ha scritto decine di libri, ha partecipato a centinaia di conferenze, ha ricevuto onorificenze dalle più grandi università al mondo. Nel 2006 il Times Magazine lo ha riconosciuto tra le 100 persone più influenti del pianeta. Il suo nome è inciso in un CD portato su Marte addirittura dal rover. È qui con noi questa sera il responsabile di tutte le antichità egiziane, il professor Zaki Awas. Grazie professore, si può accomodare. Professore, da quanti anni ci conosciamo noi? Da 5.000 anni. E la cosa importante che volevo dire prima dell'inizio di questa avventura, anche se abbiamo già visto il professore nella piramide della quinta dinastia, è questa. Lui è un egittologo, uno dei più importanti al mondo, una persona seria, ma che non ha mai rifiutato il confronto. Ha discusso con chi poneva delle domande talvolta anche impertinenti. Ha delle convinzioni serie, ha grandi studi alle spalle, ma con generosità si è anche confrontato con chi la pensava in maniera diversa da lui. E quindi noi questa sera parleremo con lui e cercheremo di capire tante cose, perché noi vogliamo conoscere misteri e segreti dell'antico Egitto. E a proposito, cominciamo subito parlando della piramide di Cheope, no? Era il 18 settembre del 2002 e un piccolo robottino entrò nel condotto della grande piramide. Lo guardammo tutti con molta attenzione, anche noi mandammo in onda quelle immagini. Poi trovò una porta, fece un buco, c'era un'altra porta davanti. A che punto siamo con le ricerche?
All'inizio di gennaio condurremo un esperimento per capire come aprire la seconda porta. Praticare prima un foro per vedere cosa c'è dietro questa seconda porta e poi praticare un altro foro nella terza porta, quella della parte nord. Speriamo veramente che il 2008 possa essere l'anno in cui riusciremo a rivelare alcuni dei misteri che circondano la grande piramide di Cheope. Queste sono sempre novità, sempre aggiornamenti che ci portano ad amare sempre di più questa terra. Ci troviamo in uno scenario fantastico, ma vogliamo anche raccontare delle cose semplici all'interno di questo viaggio. Per quanti di voi sono già stati all'interno della piramide sarà un ricordo, ma per chi non c'è mai stato vogliamo raccontarvi esattamente una cosa un po' particolare, un po' speciale, un percorso che ci porterà direttamente all'interno della piramide, ma senza mai fermare le telecamere. Guardate cosa abbiamo fatto. Il Cairo, piana di Giza, sono passati da pochi minuti le ore 16:30. La piramide è ormai chiusa, ci troviamo di fronte alla grande piramide di Cheope. Quante volte abbiamo visto l'esterno e l'interno della grande piramide, ma questa sera vi faremo vedere quanto tempo ci vuole in presa diretta dall'esterno ad arrivare fino al cuore, alla stanza del re. Lo faremo insieme, abbiamo disseminato lungo il percorso 4 telecamere e quindi cercheremo di far vivere a voi tutti esattamente l'emozione che si vive salendo dentro la piramide. Chi c'è già stato rivivrà quei momenti, chi non c'è mai stato potrà per la prima volta viverlo in presa diretta. Appena poserò il piede scatterà il cronometro. Cominciamo, via! Ecco qua, qui si comincia a vedere la maestosità di questa costruzione. I blocchi di cui è composta sono milioni e ci sono una serie di curiose coincidenze numeriche che accompagnano da sempre la storia di questo monumento. Ve le dirò mano a mano che andremo avanti. La prima camera mi sta seguendo dall'esterno e questo è l'ingresso che è stato realizzato con la forza delle braccia, perché non è l'ingresso originale. Andiamo subito, andiamo con la seconda camera. Questo passaggio è stato realizzato dalle mani dell'uomo, ma non è il vero passaggio, la vera apertura della piramide. Infatti quella è ancora chiusa e lo sarà per sempre. Bisogna stare attenti alla testa perché non è proprio agevole passare di qua. Insomma, dicevamo, i blocchi dei quali è composta questa piramide sono circa 2,5 milioni. Si è calcolato, non mi posso fermare sennò il tempo non scorre correttamente, che solo mettendoli uno di fianco all'altro si potrebbe pavimentare un'autostrada coast to coast negli Stati Uniti. Salutiamo la seconda camera e andiamo in questo stretto corridoio di 1 metro per 1 metro, 35 metri di salita. Non è agevole salire, ma sono state messe delle tavole che permettono di non scivolare. È molto inclinato. Vedete, attraverso una mappa tridimensionale, quel puntino luminoso è esattamente il punto nel quale ci troviamo in questo momento. Sono moltissimi i visitatori che ogni anno fanno questa strada, quindi non è assolutamente pericoloso, ma è solo un po' faticoso. Eccoci qua con la terza camera che ci accompagnerà lungo la grande galleria. Qui si può tornare in piedi perché è veramente molto bella, è gigantesca. Andiamo avanti, ci chiedo a Massimo di precedermi perché qui questo forse è il momento più duro e più difficile. Allora, come vedete, ci sono questi grandissimi blocchi messi uno sull'altro, inclinati. Ecco, li state vedendo con delle immagini che sono state registrate prima
e dovete sapere che si tengono insieme con una precisione veramente incredibile. Vi ricordo anche che la piramide è alta poco più di 140 metri, mentre noi stiamo arrivando nel suo cuore, che invece si trova circa a 2/3 dell'altezza. Si fa molta fatica a parlare e respirare insieme. Ci siamo quasi, ecco, questa è la grande galleria. Io passo e vado dentro il tunnel che mi porterà nella stanza del re. Ecco qua, sempre poco meno di un metro l'altezza, vedo l'ultima telecamera. Siamo arrivati, eccoci nella stanza del re, tutto granito, anche questo sarcofago che dentro di sé racchiude grandi misteri. Pensate solo che oggi non saremmo ancora in grado di rifarlo uguale, e gli antichi egiziani lo avrebbero fatto senza conoscere il ferro e senza avere ancora scoperto la ruota. Il cronometro si è fermato, avete visto quanto ci si può mettere, non abbiamo fatto né una gara né una cosa simile, ma abbiamo solamente ripercorso l'ingresso all'interno della piramide cercando di non fermarci, per farvi vedere esattamente quali sono gli spazi e i tempi che si occupano e si impiegano per arrivare nel cuore della grande piramide, come molti dicono, al centro del mondo. Stiamo per capire cosa è stato inciso in un geroglifico che per alcuni sarebbe fuori dal tempo. Conoscere il segreto degli antichi costruttori egizi. Entrare in una piramide sigillata da più di mezzo secolo. Risalire in tempo reale i cunicoli della grande piramide di Cheope. Attraversare la leggenda della Sfinge ed in esclusiva assoluta scalarne il corpo. Ma tutto questo dopo la pubblicità. A Voyager. Abbiamo cominciato questo viaggio per raccontare un po' la piramide di Cheope. Professora Awas, lei ha fatto tante scoperte. Io ricordo insieme a lei di essere entrato in tunnel, tombe, ci siamo arrampicati all'esterno della piramide. Ma lei è un uomo di grande esperienza, una vita l'ha trascorsa qui sulla piana di Giza e in Egitto, fino a diventare il responsabile di tutte le antichità. Quali sono le scoperte che hanno lasciato nella sua memoria più emozione, più un ricordo più forte? Ancora oggi credo che gli scavi nell'oasi di Bahria, dove abbiamo scoperto la valle delle mummie d'oro, siano stati i più esaltanti, perché non avrei mai pensato di portare alla luce tutte queste mummie coperte d'oro. Fino ad ora abbiamo scoperto solo il 30% dei nostri monumenti. Il restante 70% è ancora sepolto sottoterra. L'Egitto è esso stesso un tesoro, non soltanto per gli egiziani. È un patrimonio di tutta l'umanità. Comunque, la grande piramide e Giza sono i luoghi più vicini al mio cuore. E infatti la cosa bella è che mi vede assolutamente d'accordo che il professor Awas lavora su una sua passione. Una passione, lavorare su una passione e continuare a far crescere questa passione negli anni e completarla e viverla è sicuramente una grande fortuna. Tante cose sono state dette sulla grande piramide, tante cose sulla costruzione, cosa torna, cosa non torna, insomma un monumento gigantesco, il più grande monumento di tutto il mondo. Buonasera Roberto e buonasera ai telespettatori di Voyager. La tesi che ho proposto fin dal 1979 è che le piramidi non siano state costruite con pietre ricavate dalla roccia,
ma con una sorta di conglomerato cementizio. Ovviamente non si tratta del cemento che intendiamo oggi. Ma di una roccia calcarea ammorbidita e poi conglomerata. Mi spiego. Nel sito di Giza troviamo due tipi di roccia calcarea. Una estremamente dura, composta da conchiglie fossili con un guscio a spirale, che si trova, ad esempio, sulla base del sito dove sono state rinvenute le piramidi. Ma il materiale con cui sono state costruite le piramidi non proviene da questo tipo di roccia calcarea, ma da un altro affioramento sottostante, posto a 50 metri al di sotto del livello delle piramidi, nello Uwad. Qui ci sono le cave e la roccia, il materiale ricavato in queste cave, è più soffice. Al suo interno si rinviene una certa quantità di argilla, tanto che se si mettesse questo pezzo di roccia nell'acqua, finirebbe per disaggregarsi. In tal modo otterremo una pasta che può essere trasportata attraverso delle ceste sulla cima dell'altopiano, per poi essere versata in stampi e essere successivamente pressata, così da formare una grande pietra. Questa è la tesi che vogliamo proporre e questo è ciò che abbiamo realizzato nel nostro laboratorio. Ora sappiamo come ricreare le pietre. Il problema è, gli antichi egizi avevano queste competenze? Noi diciamo sì. I testi geroglifici non sono stati correttamente tradotti perché coloro che vi hanno avuto accesso non conoscevano il significato di alcune parole chiave. Abbiamo trovato moltissimi testi che appartengono al corpus dei geroglifici egizi. Si racconta del dio Khnum che parla al faraone Zoser e gli consegna l'elenco dei minerali necessari per costruire le piramidi. Ma non è possibile costruire una piramide con dei minerali. Generalmente una piramide deve essere costruita con grandi pietre cavate dalla roccia, pietre dure, delle vere e proprie pietre, mentre qui abbiamo un elenco di minerali e di componenti. Il dio Khnum dice a Zoser: per la prima volta dai tempi della creazione, tu ti servirai di questo metodo per costruire templi e piramidi. Esiste anche una parola meravigliosa, un verbo che ci è stato tramandato, un verbo molto antico, risalente al 3000 avanti Cristo. Si tratta del verbo husi, che significa assemblare, comporre. Questo verbo ci fa pensare a un uomo che sta versando qualcosa in uno stampo. Ed è il verbo che ci mostra come venivano fatte le piramidi e gli altri edifici. Erano fatte di materiale pressato, versato in uno stampo. Questo è il significato del verbo husi. Allora, riepiloghiamo. Secondo la teoria del dottor Davidovitz, i blocchi come quelli esterni considerati sino ad oggi di calcare naturale sarebbero invece di un particolare conglomerato. Quindi, per costruire per esempio la piramide di Cheope, non milioni di grandi pietre giunte solo dalle cave, ma blocchi realizzati semplicemente con materiali reperibili al tempo direttamente sul sito di costruzione senza nessun trasporto complicato. Pietra sbriciolata, sale, sodio, potassio e calcio pressati a freddo. Questa sarebbe la ricetta segreta della parte non di granito della piramide.
una suggestiva teoria che, oltre a disegnare l'antico popolo egiziano ancora più geniale di quanto si fosse creduto, aiuterebbe anche a rispondere a chi sostiene che non sarebbe stato possibile tagliare e trasportare milioni di blocchi di pietra negli anni che la storia ci dice siano stati utilizzati per fare la Grande Piramide. Non solo, sarebbe una risposta anche a chi ha sostenuto in passato di aver trovato addirittura un capello incastrato, fuso in un blocco di pietra della piramide di Cheope. Ci sono però altri indizi che, se verificati, potrebbero cambiare addirittura le origini della nostra stessa storia. Faremo un viaggio partendo dal Nilo per arrivare fino qui, alla Sfinge tra le sue zampe. Ma prima dobbiamo attraversare 3 continenti, ascoltare un profeta dormiente e verificare se proprio qui a Giza esiste un tesoro ancora nascosto dalle sue sabbie. Stiamo per entrare nel Nubian Museum di Aswan, un edificio voluto dall'UNESCO. All'interno sono custoditi i più preziosi reperti della preistoria africana. Tra tutti questi oggetti ce n'è uno, un solo piccolo oggetto che ha qualcosa che non torna. E siamo qui per fare un salto indietro nel tempo. Arriviamo nella preistoria. Parliamo di un periodo che va dal 4500 al 4000 avanti Cristo. In quel tempo gli uomini si organizzavano con degli utensili molto semplici e spesso ricavati da oggetti del tutto naturali. E proprio di uno di questi oggetti vi vogliamo parlare. Eccolo qua. È un uovo di struzzo, perfettamente conservato e ritrovato durante gli scavi in un villaggio che risaleva appunto a circa 4000 anni prima di Cristo. Veniva utilizzato, vedete, c'è un piccolo foro, per trasportare l'acqua o per trasportare degli oli molto importanti. Bene, su quest'uovo c'è qualcosa di particolare, c'è disegnato forse qualcosa che un antico viandante ha visto e ha riportato su questo oggetto che era sempre con lui. Ma prima di farvi vedere cosa c'è disegnato sopra, parliamo e cerchiamo di capire esattamente come può un uovo di struzzo essere arrivato fino a noi attraversando più di 6000 anni. L'uovo di struzzo che si trova attualmente nel Museo Nubiano risale a 4500 anni avanti Cristo. È stato ritrovato nella zona di Aniba e può essere considerato una testimonianza chiara dell'uso di questo tipo di uova per conservare e custodire i liquidi. Quest'uovo porta delle incisioni che raffigurano struzzi e piramidi. Può essere considerato quindi una delle prime testimonianze sulla costruzione delle piramidi nell'antico Egitto, cioè 4500 anni avanti Cristo. Questo uovo ha quindi più di 6000 anni, ma vediamo cosa c'è disegnato sopra. Avviciniamo lentamente il nostro occhio e scopriamo che ci sono 3 triangoli, uno più piccolo, uno intermedio, uno più grande, con di fianco un disegno che scende. Ma non è qualcosa di casuale, perché questo disegno è riportato anche dietro, sempre 3 triangoli, uno più piccolo, uno intermedio, uno più grande, con una linea seghettata che scende. Questo, devo dire la verità, ci ricorda qualcosa che conosciamo molto bene, come le 3 piramidi di Giza. E la cosa che più ci ricorda loro è che proprio questi triangoli sono intermezzati da delle linee, come dei gradoni. E qui di fianco, proprio come se le guardassimo tanto tempo fa, scorreva il Nilo, come questa linea che vediamo adesso. Ma cosa c'è che non torna? Beh, c'è che questo uovo ha 6000 anni.
mentre la piana di Giza ha una datazione diversa, come vediamo. Khefren, Cheope e Micerino sono le tre grandi piramidi della piana di Giza. Secondo l'archeologia ufficiale, sono state costruite intorno al 2500 avanti Cristo. Ma le incisioni scoperte sull'uovo di struzzo sposterebbero questa data molti secoli prima di quanto si creda. E non è tutto. Esistono infatti alcune teorie, finora considerate eretiche, secondo le quali le piramidi avrebbero addirittura 12.000 anni. Se il disegno fosse stato fatto nello stesso periodo dell'origine di quest'uovo, dovremmo spostare indietro l'orologio del tempo anche riguardo la costruzione delle più famose piramidi del mondo. E questo forse si potrà fare in un futuro cercando di esaminare l'incisione di quest'uovo, forse riuscendo a datare, perché probabilmente è stato fatto con materiale organico, il segno, il tratto, e quindi cercare di capire se l'uovo e le incisioni hanno la stessa età. Troverebbe così corpo l'ipotesi di una civiltà precedente in grado di fare costruzioni fantastiche, attualmente irripetibili, che sarebbero rimaste successivamente ai posteri e poi a noi solo come eredità e che quindi sarebbero l'unica testimonianza di antiche civiltà evolute. Certo, questo è solamente un sogno, è solamente una fantasia, ma chissà se da un'antica borraccia di un viaggiatore che ha deciso di incidere quello che vedeva può cambiare la storia dell'uomo, perlomeno la storia dell'uomo che noi oggi conosciamo. Siamo venuti fino qua, da Assuan, un luogo lontano e bellissimo, per verificare se l'uovo era realmente quello che ci aspettavamo, cioè una testimonianza di qualcosa di lontano ed ancora inspiegato. Abbiamo visto insieme queste immagini e abbiamo esaminato le incisioni. Da adesso in poi spetta ad altri cercare di capire esattamente la datazione di quello che vi abbiamo mostrato. Bene, la nostra avventura non si ferma qui, perché adesso continua e continua seguendo il Nilo. Forse è solo una coincidenza, ma già qualcuno all'inizio dello scorso secolo aveva ipotizzato l'esistenza di una civiltà precedente in grado di costruire le piramidi di Giza. Si chiamava Edgar Cayce, chiamato anche il profeta dormiente, perché durante alcuni sonni ipnotici cominciava a parlare e contemporaneamente alcuni notai registravano tutto quello che diceva. Edgar Cayce affermò che la grande piramide di Giza fu ultimata molti secoli prima di quanto si creda, esattamente nel 10.500 avanti Cristo. Questa data, nelle visioni di Cayce, coinciderebbe con il grande esodo degli abitanti di Atlantide, in fuga dal leggendario continente che si stava inabissando. E non è tutto. In trance, Cayce vide anche nitidamente la sala dei documenti, un locale segreto nascosto sotto le zampe della Sfinge che conterrebbe le tavole in cui è scritta la vera storia delle piramidi, le cronache di Atlantide e l'origine della nostra storia. Circa 200 gruppi di studio e altrettanti ricercatori sono venuti qui in Egitto per trovare prove riguardo le profezie di Edgar Cayce. Cosa hanno trovato? E soprattutto, sapevano dove cercare? Bisogna fare altri 1000 chilometri lungo il Nilo per arrivare di fronte alla Sfinge, perché probabilmente tra le sue zampe anteriori troveremo le tracce di quello che cerchiamo. Come on.
Eccoci arrivati ai piedi della Sfinge. Abbiamo trovato una giornata torrida e ventosa. Proprio da qui si dice partano dei tunnel che si diramano poi sotto tutta la piana di Giza. E uno di questi porterebbe alla famosa sala dei documenti. C'è chi dice di averli addirittura visti, di sapere dove si trovano. La Sfinge di Giza ha testa umana e corpo leonino in una scultura di dimensioni colossali. Secondo alcuni, doveva vegliare sul complesso funerario delle piramidi, mentre per altri è un'opera precedente. È davvero un monumento voluto dal faraone Khefren? O è una raffigurazione del dio Aratki, come decisero gli archeologi di 3000 anni fa? Testa e corpo sono della stessa epoca? L'erosione del corpo è dipesa dalle tempeste? O, come sostengono alcuni studiosi, dalle inondazioni di 12.000 anni fa? E come mai la Sfinge è stata costruita proprio a Giza? Forse la risposta a molte di queste domande è nel cielo. La Sfinge ha infatti la forma della costellazione del Leone, che proprio 12.000 anni fa era visibile ad est. Durante l'equinozio di primavera del 10.500 avanti Cristo, la Sfinge, che ha gli occhi puntati esattamente ad est, avrebbe allora visto se stessa riflessa nel cielo. La Sfinge potrebbe dunque essere una sorta di orologio millenario, le cui lancette indicano proprio l'anno 10.500 avanti Cristo. Esattamente la stessa data profetizzata da Edgar Cayce per la costruzione delle piramidi. Ci troviamo tra le zampe anteriori della Sfinge, proprio sotto il suo volto. E qui troviamo una stele in granito, chiamata Stele del Sogno. È stata qui collocata dal faraone Tutmosis IV. E su questa stele vediamo un'immagine che ha fatto parlare moltissimo. Ci sono due sfingi sopra due templi, l'una di spalle all'altra, una rivolta verso est, l'altra rivolta verso ovest. Proprio partendo da qui, un appassionato e coraggioso ricercatore italiano ha pubblicato un'ipotesi molto sorprendente. Secondo il ricercatore italiano Diego Baratono, la rappresentazione di due leoni mitologici incisa nella lapide eretta tra le zampe della Sfinge sarebbe solo l'ultimo degli indizi che condurrebbero all'affascinante ipotesi dell'esistenza di una seconda Sfinge sepolta sotto le sabbie egiziane. E non solo. Il ricercatore italiano avrebbe persino individuato il punto esatto in cui condurre gli scavi. Si tratterebbe del punto simmetrico rispetto alla Sfinge esistente, rispetto alla circonferenza individuata proprio dalle tre piramidi della piana di Giza. Le rocce parzialmente coperte dalla sabbia che vedete sembrano somigliare molto a quelle che si trovano intorno alla vasca dove è racchiusa la Sfinge. Una coincidenza particolare anche perché ci troviamo esattamente dietro la piramide di Khefren, nel punto indicato da Baratono come il probabile luogo dove scavare per trovare la seconda Sfinge. E se noi adesso ci trovassimo sopra questa Sfinge che deve essere ancora liberata dalla sabbia e se le profezie di Edgar Cayce trovassero applicazione proprio tra le zampe di questa seconda Sfinge, cioè se noi fino ad oggi avessimo cercato sotto le zampe della Sfinge sbagliata? Bene, siamo qui con il professor Zahi Awas. Qual è la situazione, the situation now of the Sphinx? You know, the Sphinx. La Sfinge è stata sottoposta in passato a molti restauri fatti in modo sbagliato. Ogni volta è stato usato il cemento. E quando si mette il cemento sulla roccia calcarea, sai, la roccia calcarea è come un essere umano, ha bisogno di respirare. E il cemento glielo impedisce. Ecco perché nel 1988 la Sfinge perse la sua spalla destra. Adesso
Dopo 10 anni di restauri, quando guardo il viso della Sfinge, questa sembra sorridermi. E credo che sorrida perché è contenta del lavoro che abbiamo fatto. Ora vedrai come abbiamo cambiato le proporzioni della Sfinge. E abbiamo anche scoperto dei condotti segreti. Uno dietro la testa, dietro il peristilio, e uno scoperto dal Mil Berets. Questa è una porta. Ecco, questa è una porta. Sì, se la apri, vedrai un condotto di circa 5 metri. Ricordi l'altra galleria? Vieni con me. Stiamo andando a vedere l'ingresso di un altro tunnel che si trova nella Sfinge. Questa è una galleria misteriosa. Ricordi quando, molto tempo fa, siamo entrati in questa galleria? Entra all'interno della Sfinge per circa 15 metri. I nostri studi hanno provato che questo tunnel fu aperto in epoca faraonica da persone che cercavano il tesoro nascosto all'interno della Sfinge. Ora ti porto con me, su, sopra la Sfinge. Sì, è una sorpresa. E vedrai un altro condotto che nessuno ha mai visto prima. Stiamo per fare una cosa che non ci aspettavamo, salire sopra la Sfinge. Guarda com'è grande la testa. Huge. È enorme. And it was restored. Fu restaurata da Berets nel 1922. E questo è il condotto. That is the tunnel. Questo è un condotto che nessuno ha mai visto prima d'ora. Scende all'interno della Sfinge per circa 10 metri. La gente di allora era come quella di oggi. Pensava solo al mistero della Sfinge. Pensava solo ai tesori nascosti all'interno della Sfinge. Questo è un regalo per te e per i telespettatori italiani. Nessuno prima d'ora aveva mai visto la Sfinge in questo modo. Non sono mai stati qui con una telecamera. Possiamo dire al pubblico che, malgrado la scoperta di questo cunicolo galleria e tutte le altre scoperte fatte, il mistero della Sfinge non sarà mai del tutto svelato. Grazie. Grazie, amico mio.
È successo qualche tempo fa, era una serata come questa, ai piedi della Sfinge faceva freddo, proprio come questa sera abbiamo fatto un incontro fortunato, particolare, e siamo venuti a conoscenza di una incredibile teoria e leggenda sulla Grande Piramide. Una storia che parla dello Zed. Cosa sarebbe lo Zed? Una torre di granito intorno alla quale è stata edificata la piramide di Cheopa. Ma è possibile che la piramide sia la protezione di questa torre, sia stata costruita proprio per questo, un grande coperchio, un bunker, e per tutelare che cosa? L'uomo ha paura del tempo, ma il tempo ha paura delle piramidi. Era una fredda sera d'inverno di circa 10 anni fa qui al Cairo. Stavamo realizzando un reportage quando nel corso delle riprese vengo avvicinato da un signore egiziano vestito distintamente. Immediatamente mi dice che mi deve parlare di una cosa importante, di un mistero, di un segreto che voleva si sapesse. Comincia a parlare di un altro italiano che era venuto qui negli anni 70, lo definisce un uomo dai capelli bianchi, molto distinto, con una grande cultura. Dice che quest'uomo aveva scoperto qualcosa di importante, un mistero che potrebbe cambiare l'antica storia dei faraoni. Gli dico: come può provarmi tutto questo? Lui tira fuori delle vecchie fotocopie sbiadite, alcune pagine di un libro scritto da questo italiano. Riesco a ricavare il titolo, lo Zed, la casa editrice, Filelfo, e l'autore, Mario Pincarle. Appena rientrato in Italia, cerco di contattare questa casa editrice, aveva una sede in Puglia, telefono, ma mi risponde la segreteria telefonica e mi dice che lì non c'è più questa casa editrice, ma che posso contattare un numero in Toscana. Chiamo, erano circa le 7 di sera, mi risponde una voce maschile. E io chiedo: c'è possibilità di reperire ancora il libro Lo Zed, edito dalla Filelfo, scritto da Mario Pincarle? Dall'altra parte la voce mi dice: l'ha trovato. Dico: veramente lei ha questo libro? No, io sono Mario Pincarle. Cosa aveva scoperto Mario Pincarle? Cosa aveva scritto in questo libro? La scoperta è che la piramide di Cheope non sarebbe altro che la copertura di qualcosa di molto più importante nascosto al suo interno. Ma se la copertura, la protezione, l'unica delle 7 meraviglie del mondo rimaste in piedi, costruita con milioni di blocchi di pietra, con il sangue di migliaia di operai e grazie a conoscenze impensabili per l'epoca, se questo capolavoro emozionante è solo una copertura, di che proporzioni deve essere il tesoro nascosto al suo interno? Stiamo risalendo all'interno dei cunicoli della Grande Piramide per arrivare fino al suo cuore segreto. Mentre ci arrampichiamo, dobbiamo però vedere quali sono i misteri, le coincidenze della piana di Giza attraverso piramidi, numeri e stelle. La piramide di Cheope è alta 145 metri e 75 centimetri. Ha un volume 30 volte superiore al leggendario Empire State Building di New York. Può contenere ugualmente al suo interno San Pietro e un altro paio di cattedrali europee. È stato calcolato che con la sua pietra si potrebbe fare un'autostrada a 8 corsie da San Francisco a New York. La piramide di Cheope è al centro esatto della massa terrestre, cioè all'incrocio tra il meridiano e il parallelo che coprono la maggior porzione di terra emersa, una sorta di centro del mondo. L'altezza della piramide, moltiplicata per 1 milione, è uguale approssimativamente alla misura della distanza della Terra dal Sole. Il suo peso di 5.273.000 tonnellate, moltiplicato per 1 miliardo, è uguale al peso della Terra. L'altezza coincide con il livello medio dell'altitudine dei continenti terrestri sul mare. La temperatura interna è esattamente la temperatura media della Terra e varia con il passare del tempo. Si è inoltre scoperto che le pareti non sono perfettamente lisce, ma impercettibilmente convesse. La curvatura che se ne ricava corrisponde al valore in gradi della curvatura terrestre. Quello che però stiamo cercando adesso sono le tracce di una torre di granito che sarebbe il cuore della Grande Piramide.
e isolata dalle altre pietre, probabilmente attraverso un'intercapedine piena di sabbia, come se tutto il resto della piramide non fosse altro che un gigantesco ombrello protettivo. Vedete, questa struttura è stata realizzata poche ore fa proprio per noi, per permetterci di raggiungere un luogo mai visitato dalle telecamere di Voyager. Ma prima entriamo in questo tunnel perché andiamo alla ricerca del granito. Quando si entra dentro la piramide, si entra dentro lo Z. La piramide cosa è fatta? In fondo la piramide non è altro che un coperchio che nasconde una torre che sta dentro. Questa torre è lo Z. Eccoci arrivati all'interno della stanza del re. Si accede attraverso una porta alta poco più di un metro. Le pareti sono tutte di granito, un granito liscio, un granito tagliato con molta attenzione. Un granito che fa pensare, c'è chi dice addirittura che tutta questa grande struttura sia in qualche maniera staccata dalla grande piramide. Sono state fatte delle perforazioni e si è visto che questo punto della piramide non tocca il resto della piramide. Ci sono delle intercapedini spesso riempite di sabbia. Insomma, il granito non tocca il calcare con il quale lo Z è rivestito. E i dubbi vengono ancora di più quando parliamo di questo sarcofago. Un sarcofago tratto da un unico blocco di granito rosa, un sarcofago che ha delle coincidenze particolari. Intanto a tutti gli angoli a 90 gradi, e per realizzare oggi un'opera simile ci vorrebbero dei trapani 500 volte più potenti di quelli utilizzati normalmente in cava. E poi un'altra coincidenza per quanto riguarda questo sarcofago: le sue dimensioni sono esattamente compatibili con quelle dell'Arca dell'Alleanza, cioè l'Arca dell'Alleanza poteva perfettamente stare qui dentro. Allora, granito, probabilmente isolato dal resto della struttura di calcare, come se la struttura di calcare fosse un bunker, un sarcofago veramente particolare che nel caso avesse contenuto la mummia del faraone doveva essere assolutamente sigillata e non far entrare l'aria, altrimenti la mummia si sarebbe rapidamente rovinata. Ha dei condotti come quelli che vedete, sono stati chiamati condotti di aspirazione, ma non è possibile che una stanza dove doveva riposare un faraone avesse dei contatti con l'esterno. Perché questa costruzione ha questi condotti che arrivano fino all'esterno della piramide e, guarda caso, diretti verso alcune stelle precise? Tutte queste domande attendono una risposta. Stiamo per realizzare un incredibile esperimento dentro la camera del re. Guardare un cielo vecchio di migliaia di anni. Ascoltare una teoria su stelle e sabbia al limite della fantascienza. Entrare in tombe dove ci sono dei sarcofagi giganti. Ma tutto questo dopo la pubblicità. A Voyager. Tutto nasce da un libro, il libro di Enoch, ritrovato nelle grotte di Qumran, che conosciamo molto bene. Il libro di Enoch risale al primo secolo avanti Cristo ed è considerato apocrifo, quindi non riconosciuto dalla Bibbia ebraico e cristiana, mentre è stato riconosciuto da quella copta. Il patriarca Enoch, in questo libro, scrive un verso che risulta centrale nell'inchiesta che stiamo portando avanti questa sera. Verrà il giorno in cui la torre renderà ciò che le è stato affidato. La piramide salterà come un ariete. E allora terminerà la triste età del ferro. Una profezia sulla quale torneremo tra poco, ma che fa chiaramente riferimento ad una torre nascosta all'interno della piramide. Una torre arrivata qui, monolite dopo monolite, con uno sforzo infernale. Adesso andiamo verso Saqqara,
dove vedremo con i nostri occhi probabilmente la prova che farà luce riguardo questa affascinante teoria dello Zen. Ma prima di Giza, lo Z, il cuore pulsante, probabilmente della grande piramide, si trovava a Saqqara. Qualcosa però accadde e qualcuno decise che bisognava spostare lo Z da qui, da dove si trovava, e portarlo a Giza e magari nasconderlo sotto 3 milioni di blocchi di calcare. Ma perché? Bisognava nasconderlo a qualcuno o proteggerlo da qualcosa? C'è chi arriva a dire che si trattasse del diluvio universale. Sembrerebbe una leggenda, vero? Ma ci sarebbero illustri studiosi che giurano che tutto questo sia scritto su un antico libro, il primo libro di Enoch. Vidi una moltitudine di carri e un uomo che cavalcava dietro di essi. I pilastri della terra furono smontati uno per uno e spostati dal loro posto, e lo strepitio fu sentito da un capo all'altro della terra. E dopo io giunsi in un altro luogo, nell'estremo ovest, dove mi fu mostrata un'alta torre di granito. E in questa torre vi erano quattro cripte vuote, scure, ampie, basse e ben levigate. Ma solo tre di esse erano buie, perché una era illuminata, e vi era in essa, proprio nel mezzo, una vasca. Un passaggio impressionante, specialmente se si tiene conto che al tempo l'antico Ovest corrispondeva per i palestinesi esattamente all'Egitto. E poi la descrizione della torre sembra esattamente lo Z che si sarebbe trovato qui, dove ci troviamo adesso. La parte superiore della piramide coincide esattamente con la base dello Z. È solo una coincidenza? Io sono stato dentro la piramide parecchie volte, sono ritornato spesso in Egitto nel corso di 20 anni e ogni volta facevo delle scoperte nuove, tutte legate alla tecnica, all'ingegneria, ma anche legate stranamente al tempo e allo spazio. Nella piramide è come se ci fosse una torre fuori dal tempo. E allora ho cominciato a dire devo ritornare in Egitto, devo purtroppo stendermi dentro a quel sarcofago sporco e mi ci stesi dentro. Dopo un po' cominciai a sentire il rumore del mio cuore, non avevo mai sentito il rumore del mio cuore, sentivo tum 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 tum. Poi ci sentivo a destra e a sinistra vari scricchiolii. E allora avevo paura e avevo lasciato i miei accompagnatori, tutti giovani molto, tra l'altro c'erano anche i miei figli, nella grande galleria. Questi ragazzi mi dissero, beh, ma è già finito, che facciamo? Dico, ma come ho già finito? Chissà quanto tempo sono stato dentro, no. Loro stavano, in quel momento stavano preparando i sacchi a pelo, quindi erano passati pochi minuti. Non ci capivo più niente. E dopo tanti anni noi vogliamo provare a capire invece, e grazie ai progressi fatti dalla tecnologia ci troviamo di nuovo all'interno della grande piramide, nella stanza del re, insieme ad un dottore dell'ospedale di Macerata, un neuropsichiatra che ci aiuterà a capire cosa può succedere all'interno della grande piramide, come mai Mario Pinkerle tanto tempo fa ha detto io non capivo più niente. Come
Qual è l'esperimento che sta facendo in questo momento? Allora, stiamo rilevando l'attività elettrica cerebrale di una persona attraverso una comune apparecchiatura di elettroencefalografia e attraverso questo esame noi vogliamo vedere appunto se ci sono delle interferenze sulla produzione elettrica cerebrale. Faremo una registrazione adesso all'interno del sarcofago e poi ripeteremo la stessa registrazione in un ambiente neutro. Poi confronteremo queste due registrazioni e vedremo se ci sono delle differenze. Si dice che all'interno della Grande Piramide accadano cose strane. Si narra di lamette che riacquistano il filo, si dice che il tempo passerebbe in maniera diversa, perché tanti anni fa, quando Mario Pinkerle ha provato quelle cose, era circondato da alcune persone. Bene, il dottore, di cui non vi ho ancora detto il nome appositamente, era una di quelle persone, perché il dottore è il figlio di Mario Pinkerle, è il dottor Maurizio Pinkerle, oggi medico, e sta facendo questo esperimento per vedere cosa ha provato e come mai ha provato certe cose il padre tanti anni fa. Quanto durerà l'esperimento? L'esperimento durerà circa 20 minuti, una comune registrazione elettroencefalografica, e poi subito dopo faremo in ambiente neutro una seconda registrazione. Voi vedrete naturalmente un condensato di questo esperimento, vi lascio a lavorare e poi staremo a vedere. Grazie. Adesso lasciamo il nostro soggetto rilassato e anche cerchiamo di evitare che ci siano delle interferenze elettromagnetiche causate dalla nostra presenza, quindi ci allontaneremo tutti, lasceremo solo l'operatore con il paziente. Questa è un'attrezzatura che normalmente viene utilizzata nei comuni centri di neurofisiopatologia italiani, ci permetterà anche di fare un'analisi spettrale e di mappa dell'attività elettrica cerebrale. Si capta molto attività rapida che però sembra di origine cerebrale. Già si può dire che quello che si vede sembra quasi una diffusione del ritmo alfa un po' su tutte le derivazioni. Questo non è una cosa che normalmente si vede. Adesso il tecnico sta variando i settaggi della macchina per vedere se con tutti i settaggi si rilevano questi ritmi rapidi. Il ritmo alfa è l'attività dei neuroni delle aree visive, delle parti del cervello che sono deputate all'analisi delle informazioni che arrivano dall'esterno, di tipo visivo. Quando questi neuroni sono a riposo, quindi gli occhi sono chiusi, si produce il ritmo alfa. Apra gli occhi. Chiuda gli occhi. Questo tipo di attivazione serve per vedere se a occhi aperti si ha quella che chiamiamo la reazione d'arresto, cioè se il ritmo alfa che si registra nei lobi occipitali, nelle aree visive, scompare e se con la chiusura degli occhi ricompare nuovamente. Ecco, abbiamo iniziato adesso l'elaborazione del tracciato che abbiamo appena finito di acquisire e quello che si può dire subito ad un primo esame è quello che il ritmo alfa, che normalmente è evidente nella parte posteriore dell'encefalo, lo possiamo osservare anche nei lobi frontali. Possiamo vedere che esistono diversi foci di alfa. Quelli normali che si vedono normalmente in tutte le situazioni sono quelli occipitali, ma se noi ruotiamo lentamente la testa vediamo che si trovano altri foci anche a livello frontale, come vi dicevo adesso, e anche a livello temporale. Matteo gira, ecco. È come se esistesse una corona tutto intorno all'encefalo e con tanti foci di registrazione di ritmo alfa. Adesso stiamo iniziando la registrazione in ambiente neutro. È ben evidente il ritmo alfa. Apri gli occhi. Abbiamo finito la registrazione. Ecco questa, la mappa proprio. Girami la testa, giramela. Gira. Questa è la stessa che avevamo nella piramide? Però questa è banda delta, mettimelo un po' sulla banda alfa.
Fammi vedere invece la spettrale. C'è un po' più di alfa. Ecco, abbiamo iniziato la valutazione comparativa tra i due tracciati. Potete vedere nella parte superiore le analisi spettrali del tracciato effettuato in ambiente neutro e nella parte inferiore invece le analisi fatte nel tracciato appunto effettuato all'interno della piramide di Cheope. Vediamo il picco verde alfa che è presente sia nella parte posteriore dell'encefalo che nella parte anteriore, mentre nella registrazione effettuata in ambiente neutro, nella parte anteriore encefalica non si nota assolutamente il ritmo alfa. E quindi la differenza sembrerebbe proprio questa, che all'interno della piramide si è avuta una ridondanza del ritmo alfa anche nelle aree anteriori e temporali. Ora andremo a vedere in maniera più dettagliata, più approfondita, se questo è veramente vero, perché questa è una prima analisi che abbiamo fatto, ma ci sembra un dato questo molto interessante, quindi ci lavoreremo sopra. E anche la verifica avrebbe fornito indicazioni sorprendenti. Ci è stato spiegato dall'equipe del dottor Pinkerle che all'interno della grande piramide di Cheope l'attività del cervello sarebbe identica a quella registrata, per esempio, nella meditazione di guru, santoni e mistici. In particolare, il ritmo alfa registrato sarebbe la prova indiretta di una percezione alterata del tempo. Questo spiegherebbe le testimonianze di strane avventure all'interno della grande piramide. Che fascino la piana di Giza, un luogo veramente fantastico, suggestivo, che da migliaia di anni attira l'attenzione di ricercatori, curiosi, appassionati. Ma adesso vogliamo parlare con il professor Giulio Magli, che ricordiamo essere il responsabile del primo corso in assoluto di archeoastronomia al Politecnico di Milano, quindi una istituzione importante, seria, e il professore è un grande appassionato e ricercatore di queste cose e recentemente ha pubblicato una teoria che parla della piramide di Cheope e quella di Khefren. Di cosa si tratta? Sì, beh, prima di tutto diciamo che non è una teoria soltanto mia, ma che ha ricevuto i contributi di colleghi archeoastronomi come Juan Belmonte e egittologi come ad esempio Mark Lehner. L'idea è questa: non c'è nessun progetto nella storia dell'umanità che sia importante e monumentale come quello che ha alle nostre spalle, le due piramidi principali e i loro complessi. Forse ce n'è uno però che è paragonabile a questo, è il progetto del padre di Cheope, Snefru, che costruì due piramidi con i loro complessi ad Ashur. Allora, l'idea è che forse tutto questo complesso che abbiamo alle spalle sia stato concepito in modo unitario da Cheope. Poi, naturalmente, Khefren si è ben presto appropriato di una delle due piramidi come sua tomba. E ci sono delle prove di tipo astronomico, molto serie, di questo fatto. Ne citerò due. Una è il nome della piramide di Cheope, Akhet Khufu, l'orizzonte di Cheope. Corrisponde a un sole che tramonta in mezzo a due montagne. Però per avere il sole che tramonta in mezzo a due montagne ci vogliono due montagne. Una è Cheope, l'altra è Khefren. E di fatto il giorno del solstizio d'estate, quindi il giorno più lungo dell'anno, il sole visto dal tempio, dalla zona di fronte a noi, dal tempio della Sfinge sostanzialmente, tramonta proprio in mezzo alle due montagne. Quindi realizzando una specie di immagine, di replica di questo geroglifo. Questo è un indizio. Un altro indizio che cito, ce ne sono altri, è l'allineamento di queste piramidi verso Eliopolis. Sono disposte in modo tale che sostanzialmente la loro diagonale punta verso Eliopolis. Però perché Khefren dovrebbe aver voluto che la sua piramide diventasse invisibile da Eliopolis? Perché se sono in linea sulla stessa diagonale si vede solo quella davanti. Sembrerebbe più ragionevole pensare che sia stato Cheope a dire: bene, la mia piramide se ne vedrà una sola da dove? Da Eliopolis, dove c'è il Tempio del Sole, in segno di rispetto per il Tempio del Sole. È una teoria interessante e affascinante. Cosa ne pensa, professor Aguas? La sua è una teoria che credo andrebbe approfondita, perché sicuramente voleva costruire la sua piramide vicino alle altre. Per quanto riguarda il luogo in cui il sole sorge e tramonta, è una cosa della quale in parte eravamo già a conoscenza. Quello che posso dirle è che andrebbe approfondita. Ciò che è nuovo è che potrebbe essere tutto il progetto ad essere stato concepito da Cheope.
Io non dico che non sia stato Khefren a essere seppellito nella seconda piramide, ma il progetto di entrambe le piramidi potrebbe essere stato Akhet Khufu, cioè il nome della piramide di Cheo. E questo è provato. What's new? What is not true? If you look, the Egypt is not that pyramid. In Egitto non ci sono solo queste piramidi. Ad esempio, Snefru ha costruito 4 piramidi prima di questa. Ogni re costruiva la sua tomba, giusto? Non posso pensare che Cheope abbia costruito contemporaneamente la sua piramide e quella di Khefren. I think that the project was conceived by Khufu. No, però al momento non abbiamo prove. The second pyramid was completed by Khefren. Ripeto, al momento non abbiamo prove che Cheope abbia pianificato tutto questo. Pensiamo che l'architetto che ha progettato la seconda piramide ha voluto che fosse collocata esattamente qui, in modo da poter vedere la Sfinge, e affinché il dio del sole potesse sorgere e collocarsi tra i due orizzonti, quello di Cheope e quello di Khefren. Esatto. Però l'architetto che ha pianificato la seconda montagna non è Cheope. Secondo i dati di cui disponiamo, Cheope ha regnato per un periodo di 30-32 anni e in questo lasso di tempo si è concentrato sulla costruzione di questa piramide, dei templi, delle altre piramidi secondarie e delle tombe dei costruttori delle piramidi che abbiamo scoperto recentemente. Bisognerebbe trovare le prove. No. Sappiamo che ogni piramide ha il suo orizzonte. Cheope ha progettato la sua piramide. E l'architetto che ha progettato l'intera piana di Giza aveva pensato a un secondo orizzonte affinché la Sfinge potesse collocarsi esattamente tra i due orizzonti. No, questo è il punto di vista di tutti gli egittologi. La sua teoria andrebbe maggiormente circostanziata. Come abbiamo visto, la piramide di Cheope e la piana di Giza scatenano discussioni sempre accese, sempre appassionate, sempre interessanti. E a noi dispiace quasi lasciare questo argomento. Come vedete, però, di fronte ad ogni scoperta c'è una contrapposizione, di fronte ad ogni studio si può dire anche che le cose possono essere andate in maniera diversa. La cosa che ci piace è che questo luogo, che pensate ha più di 4.500 anni, scatena interesse, come se ti trattasse di un tema uscito questa mattina sui giornali. E questa forse è la cosa più bella, come la nostra storia può far discutere così in maniera diretta. Stiamo per guardare un cielo vecchio di migliaia di anni, ascoltare una teoria su stelle e sabbia al limite della fantascienza, entrare in tombe dove ci sono dei sarcofagi giganti. Ma tutto questo dopo la pubblicità. A Voyager. Questa notte dei faraoni, direttamente dalla Sfinge, dalla piana di Giza, cominciamo a parlare di donne faraoni. Qual era la posizione, la figura della donna nell'antico Egitto? Stella Mazzanti. La donna rivestiva un ruolo estremamente importante nella società egiziana. Era considerata la signora della casa ed era colei alla quale ci si rivolgeva per poter avere consigli, tanto è vero che nelle stesse massime di Ptahotep dell'antico regno viene detto che si può chiedere consiglio anche alla serva, alla macina, ed era stimata per la sua intelligenza e saggezza. La donna egiziana acquisisce a partire dalla terza dinastia una dignità di persona giuridica, pari al consorte, pari all'uomo.
Diciamo che la sua importanza però ricade nella notte dei tempi, perché già in epoca preistorica noi abbiamo piccole immagini femminili che la connotano come un elemento importante per la continuità, quindi per la procreazione, e dunque ecco che è collegata ai culti di fertilità. Quante sono state le donne faraone? Diciamo che documenti noi li possediamo a partire dall'antico regno, con una regina, l'ultima regina della sesta dinastia. Abbiamo solo quattro regine, ma c'è qualcosa di molto importante che va detto, e cioè che nell'antico Egitto le donne non potevano diventare faraoni. Solo gli uomini potevano rivestire questa carica, ma non erano in grado di farlo senza l'appoggio di una donna. Gli egiziani sapevano bene che gli uomini non potevano governare senza le donne, e per questo hanno garantito loro ogni tipo di diritto. Potevano divorziare, potevano ereditare, avevano più diritti delle donne di Roma. E come mai abbiamo decine e decine di faraoni uomini e solamente quattro faraoni donne? Le donne non potevano governare. Per questo Hatshepsut voleva diventare faraone. Ed è l'unica regina che ci è riuscita. Le altre tre erano regine perché non c'erano altri uomini. Hatshepsut decise di essere faraone. Divenne come un uomo. Diceva a tutti di essere la figlia di Dio. Ma nessuno accettava questa sua teoria, perché nell'antico Egitto, secondo le leggi religiose, solo gli uomini potevano diventare faraoni, anche se per esserlo avevano bisogno delle donne. Abbiamo sentito parlare del faraone donna, della regina Hatshepsut, e c'è qualcosa di magico nella sua storia. Guardiamolo insieme. Quante volte la storia ha cercato di cancellare se stessa e i suoi protagonisti? È proprio quello che è successo qui 3500 anni fa. Lei era una regina, un faraone, si chiamava Hatshepsut. Lui, l'architetto di corte, Senmut. Anche loro sono stati cancellati. Ma cosa hanno fatto? Chi hanno tradito? Quale enorme segreto hanno rivelato? Cominciamo a parlare di lei, una regina bella come una dea, ma forte più di ogni altro uomo. Figlia del re, sorella del re, sposa del dio e grande moglie del re. Questi i titoli di Hatshepsut, figlia, moglie e matrigna di faraoni prima che il destino le offrisse la possibilità di regnare lei stessa. E regnò per 20 anni, lasciando tracce importanti nella pietra e odi profondi. Un'avventura che ha condiviso con un uomo noto per la sua sapienza e molto rispettato dai potenti, l'architetto di corte Senenmut. Un legame i loro che li ha accomunati nella buona e nella cattiva sorte. Infatti il loro ricordo fu cancellato per secoli, le loro immagini distrutte, le loro tombe profanate. I loro segreti dispersi forse per sempre. A poche centinaia di metri dal tempio una tomba segreta. È la tomba 353, la seconda tomba di Senmut, ancora oggi chiusa da sigilli che abbiamo fatto aprire per entrare all'interno con le nostre telecamere. È stata scoperta nel 1927 da alcuni archeologi americani che l'hanno ripulita e chiusa ancora una volta. All'interno troveremo dei disegni, dei geroglifici che ci fanno capire quanto sapeva Senmut, che persona di grande cultura era. Dopo 35 metri di discesa arriviamo nella tomba 353, una delle due tombe di Senmut. Ma questa tomba è veramente particolare. Abbiamo potuto vedere il soffitto di questa tomba e qualche tempo fa addirittura ipotizzare un sogno. Il sogno di poter capire se realmente i grandi sacerdoti dell'antico Egitto potevano custodire un segreto che doveva essere tenuto strettissimo a prezzo della vita di ogni grande sacerdote. Ma cosa è successo? Senmut, come abbiamo detto, proprio perché diventato braccio destro del faraone donna Hatshepsut, era stato nominato gran sacerdote ed era entrato in possesso di questi grandi segreti anche senza aver fatto una carriera, come dire, ufficiale.
E perché Senmut ha creato questa tomba? Forse per disegnare il soffitto che vedete qui sopra di me. Un soffitto che racconterebbe cose che un gran sacerdote non avrebbe mai dovuto dire. È la prima rappresentazione della sfera celeste mai prodotta dall'uomo. Il soffitto, che misura 3 metri per 3,60, è diviso in due parti. In quella inferiore c'è il calendario egizio. In quella superiore c'è invece la raffigurazione dell'emisfero australe. Al centro, 4 imbarcazioni. Le 2 più piccole rappresentano Giove e Saturno. Le maggiori, invece, Sirio a sinistra e Orione a destra. Quest'ultima raffigurazione ha suscitato l'interesse di molti studiosi perché potrebbe rappresentare la spiegazione di uno dei più grandi misteri dell'antico Egitto, quello della lontana, almeno rispetto all'antica Tebe, piana di Giza. Infatti, le 3 stelle della cintura di Orione sembrano ricalcare la posizione delle 3 piramidi di Micerino, Chefren e Cheope, mentre una 4ª stella ha la posizione esatta della Sfinge rispetto alle 3 piramidi. Ma cosa c'è intorno alla stella centrale? Ci sono 3 ellissi come orbite di altrettanti pianeti. Bene, quella corrisponderebbe alla piramide di Chefren e nel cielo alla stella di Epsilon Orionis. Perché Senmut ha voluto mettere quelle ellissi intorno alla stella di Epsilon Orionis, intorno alla piramide di Chefren? Forse perché conosceva, o gli antichi sacerdoti conoscevano, la casa degli dei, il luogo dove Orione, che era il dio principale, poteva essere nato? Certo, sono suggestioni e ipotesi fantastiche, ma andiamo avanti perché sognare non costa nulla. Bene, guardiamo questo tratto e vediamo che questo tratto in un'antica lingua mesopotamica voleva dire anche acqua, quindi o ellissi o acqua. Ma nel mondo, nell'universo, quando si trova l'acqua, probabilmente si trova la vita. L'altra notizia che vi sto per dare è ancora più sconvolgente. Era il 1998, un telescopio montato su un satellite ha fatto un'altra prova nell'universo, è andato a cercare l'acqua e ha trovato che nell'universo visibile dalla Terra c'erano 2 grandi concentrazioni d'acqua, perlomeno le 2 più grandi concentrazioni d'acqua erano intorno al Sole, quindi parlava di noi, parlava della Terra, e intorno ad un'altra stella, lontanissima, trovata in un geroglifico all'interno di una tomba nella Valle dei Re, qui a Luxor. Il nostro tetto questa sera è offerto dal cielo, dalle stelle. Vediamo la costellazione di Orione. Un tempo era per gli antichi egizi il dio Osiride, quindi siamo proprio sotto la tutela degli antichi dei egizi. Volevo fare una domanda al professor Magli. Tante volte si è parlato che gli antichi egizi guardassero il cielo e lo copiassero un po', facessero sulla terra dei monumenti nelle posizioni delle stelle per rispettare forse gli dei o qualcosa legato alla religione. Cosa ne pensi? Allora, le piramidi sono orientate con eccezionale precisione sulle stelle imperiture, le stelle che non tramontano perché sono molto vicine al Polo Nord e che sono presenti nei testi delle piramidi. Poi ci sono i cosiddetti condotti di ariazione della piramide di Cheope. Sono 4 condotti, 2 a nord, 2 a sud, che anche puntano, quelli a nord, sulle stelle circumpolari ancora, quelli a sud su Sirio e Orione. Quindi le stelle ci sono nell'immaginario, nel simbolismo, nella religione dell'antico Egitto della 4ª dinastia. Quello che adesso dobbiamo commentare è questa questione dei monumenti sul terreno. Allora, anche qui, tutte le volte che si legge c'è una grande precisione, ci sono le stelle che puntano come canne di fucile ai monumenti, eccetera. Assolutamente no. C'è qualche possibilità che, secondo me, che almeno Micerino, che non vediamo perché è sparduta là in fondo nel deserto, abbia avuto l'idea di prendere quella posizione così lontana per avere qualche immagine molto simbolica di queste 3 stelle. Ripeto, niente di preciso e niente di provato. C'è la possibilità che sia andata a finire così lontana nel deserto
perché voleva essere in qualche senso la terza stella. Professor Awas, gli antichi egizi, only one minute, gli antichi egizi non avevano la televisione, non potevano fare fotografie, la notte guardavano il cielo. È possibile che per realizzare delle cose importanti sulla Terra abbiano, si siano ispirati all'unica cosa che potevano vedere in notte, il cielo, e di giorno il sole. Cosa pensa? Sto conducendo degli scavi qui a Giza ormai da circa 35 anni. E non abbiamo mai portato alla luce alcuna prova sulla presenza di una civiltà perduta o di Atlantide. Al contrario, abbiamo scoperto le tombe dei costruttori delle piramidi. La mia più grande scoperta, che risale a più di 12 anni fa. Qualche anno fa, in una conferenza, ho ribadito che per me la teoria sulle stelle non aveva riscontri con la costruzione e l'allineamento delle piramidi. Se c'è una coincidenza con quello che è stato realizzato decine di migliaia di anni fa, allora devono esserci anche delle prove, dei reperti archeologici. In realtà non abbiamo trovato alcuna prova. E quando si vuole pubblicare una teoria, è necessario fornire delle prove. Noi archeologi annusiamo la sabbia e poi troviamo elementi che ci riconducono alla storia. È il momento di ascoltare l'altra campana. Odiato, amato, criticato, apprezzato, Robert Bobal. Ciò che è in alto è anche in basso. Secondo un'affascinante teoria, le piramidi di Giza sarebbero una rappresentazione del cielo sulla terra. Ma è possibile tutto ciò? 10 anni fa, il ricercatore Robert Bobal fece una scoperta che accese l'immaginazione del mondo. Individuò all'interno della grande piramide di Giza misteriosi condotti orientati verso il cielo. A sud indicavano la costellazione di Orione e la stella Sirio, per gli antichi egizi il dio Osiride e suo figlio Horus. E a nord erano orientati in direzione della stella polare e del grande carro. Inoltre, l'intero complesso era composto da 3 piramidi in fila, con la minore spostata verso sinistra, che sembrava il riflesso delle 3 stelle della cintura di Orione. Orione, il dio egizio Osiride, dominava in cielo e anche sulla terra. Le piramidi, perciò, ci parlano delle stelle? Penso che molte delle idee più stimolanti siano venute da persone di cui all'inizio si diceva «quello è un pazzo». Per passare poi a un «oh bene, diamo un'occhiata alla sua idea, vediamo dov'è l'errore». Per arrivare a dire, molto più in là, ho sempre saputo che aveva ragione. L'astronomo inglese Archie Roy ha contribuito a sviluppare un nuovo ramo della scienza, l'archeoastronomia, che attraverso l'esame dei monumenti studia la visione che del cielo avevano gli antichi popoli. E grazie al computer ricrea i cieli del passato per scoprire cosa essi abbiano significato per le genti di un tempo. Maat, l'ordine cosmico. Era questa l'idea con cui gli egizi penetrarono l'eternità e il lento maestoso muoversi del tempo. La concezione del mondo e del tempo tra gli egizi era molto diversa dalla nostra. Noi non facciamo altro che correre in avanti, verso chissà quale meta. Gli antichi egizi, invece, calcolavano il tempo in cicli che tornavano continuamente al punto di origine. L'Egitto è il dono del Nilo, e il Nilo, da tempo immemorabile, è legato a un ciclo. Ogni anno a giugno, mentre il sole rovente si avvicinava al solstizio, l'Egitto giaceva arso e morente sotto il calore estivo. Ogni anno il Nilo era ridotto a un rigagnolo e uomini e animali lottavano per sopravvivere.
Ma poi i grandi laghi africani si riempivano fino all'orlo con le piogge monsoniche ed esondavano in torrenti d'acqua che scorrevano verso nord, in soccorso all'Egitto. Così ogni anno l'Egitto rinasceva. E guardando al cielo, l'Egitto individuava altri protagonisti dell'annuale rinascita. Prima fra tutti Sirio, l'astro più luminoso, che si nascondeva alla vista per 70 giorni, ma che all'alba del solstizio d'estate, poco prima del levar del sole e dell'inondazione del Nilo, riappariva improvvisamente all'orizzonte. Era quello il momento magico che gli egizi aspettavano ogni anno, il grande giorno della rinascita. I loro occhi erano puntati sulla grande costellazione di Orione, il dio Osiride, che si librava ad est. Ma ad Orione si affiancava la costellazione della dea Iside, Cane Maggiore. E dentro quella costellazione, come dal ventre della dea Iside, emergeva la stella Sirio, ovvero Horus. Guardate qui, ecco Set, che benedice il faraone, in opposizione a Horus, suo acerrimo antagonista. Ciò sta a significare che ordine e disordine fanno entrambi parte dell'equilibrio cosmico. E Set ha un ruolo importante nella mitologia astrale, poiché è la costellazione del grande gatto. E proprio sulla coscia, come gli egizi chiamavano il grande carro, è puntato uno dei condotti della piramide di Giza. L'altro, in direzione opposta, indica Sirio. Questo monumento è quindi la metafora della resurrezione, della ricerca della vita dopo la morte, dell'anima che va nel regno di Osiride, per poi unirsi alle stelle in cielo. Ma dove nel cielo? Forse la risposta è nei condotti all'interno della grande piramide. Quando gli egizi osservavano il cielo di notte, verso nord, vedevano un gruppo di costellazioni che in 24 ore compivano un giro attorno al polo. Erano le stelle circumpolari. Gli egizi le definivano imperiture, stelle che non muoiono mai. Questo perché esse non tramontano mai. E non stupisce che gli egizi volessero unire il loro destino a tali stelle per l'eternità. Era questa la corretta chiave di lettura, poiché successivamente ho scoperto che questo rituale continuò ad essere praticato per tutta la durata della civiltà egizia, persino nel periodo greco-romano. Ne è testimone anche il complesso di Denbera. Anche nelle sue fasi finali, l'antico Egitto qui sussurra lo stesso sacro segreto. Come nell'antico libro dei morti, il significato nascosto della piramide di Giza si svela con tutti gli attori principali di un dramma cosmico di morte e rinascita. Resta un enigma il perché la grande strada rialzata che dalla seconda piramide corre al fianco della Sfinge forma un angolo di 14 gradi con l'asse centrale della Sfinge. Vediamolo al computer. Sappiamo che gli antichi egizi festeggiavano solennemente il 22 di ottobre. Vediamo cosa accade in quel giorno. Come possiamo notare, il punto in cui sorge il sole è spostato di 14 gradi più a sud. E la strada accanto alla Sfinge ripropone esattamente questo allineamento. Ciò lascerebbe pensare che una delle funzioni della necropoli di Giza fosse la celebrazione del giubileo reale. Abbiamo conferme a questo in tutto l'Egitto. Ed ecco il grande monumento di Abu Simbel. Il suo asse forma un angolo simile a quello della strada al lato della Sfinge, l'angolo del Giubileo. Ma tutto questo solo all'alba del 22 ottobre, nel giorno di Hebsed.
Gli antichi egizi ritenevano che il loro paese fosse lo specchio del paesaggio celeste e che tutti i cambiamenti che avvenivano in cielo si riflettessero sulla terra. Il dominio dei faraoni in Egitto perdurò per circa 3.000 anni. E visto che nella volta celeste si erano prodotti dei cambiamenti da nord a sud nel corso di questi 3.000 anni, anche i monumenti si adeguarono. E così i nuovi complessi monumentali che sorgono in altre aree cambiano anch'essi orientamento per mantenere la perfetta sincronia con il cielo. Ciò che è sopra è anche sotto. La legge cosmica cambia sotto i nostri occhi. Solo se si comprende tutto questo si può decodificare l'Egitto. Ma c'è un altro fenomeno che induce Bovall a formulare un'ipotesi ancora più ardita e controversa sugli antichi egizi e il loro guardare alle stelle. È l'ABC degli astronomi. Molto lentamente l'asse della Terra cambia direzione, completando un giro ogni 26.000 anni circa. E l'effetto di tutto ciò è che le stelle sembrano muoversi lentamente in un ciclo di 26.000 anni, detto precessione. La precessione fa sembrare che il nostro Sole sorga in un periodo di 2.000 anni e che le stelle si muovano lentamente su e giù nel cielo. Se l'antico Egitto imparò a conoscere la precessione attraverso i millenni, allora forse la teoria di Bovall potrebbe essere valida. Essa coinvolge il cuore stesso dell'Egitto, dove tutti i miti convergono, quello che gli egizi chiamavano Zeptepi, il primo tempo. Ma è possibile indicare una data? L'età delle piramidi di Giza e della Sfinge, che per taluni andrebbe anticipata, ha fatto sempre discutere gli esperti. Ma su dove sia puntato il suo sguardo non esistono dubbi. La Sfinge guarda verso est, dove il Sole sorge all'equinozio. E se questa teoria è esatta, la Sfinge indica lo Zeptepi, quando il Re Leone sulla Terra guardava al Leone cosmico e al Sole in cielo, nell'anno 11.500 a.C., cioè esattamente in quella che gli astrologi chiamano Era del Leone, quando il Sole sorgeva in quella costellazione. E se per gli antichi egizi valeva il motto «ciò che è sopra e anche sotto», il leone sulla terra guardava davvero il leone su in cielo. Ma potrebbe essere nell'anno 11.500 a.C. che per gli egiziani Sirio apparve per la prima volta nel giorno magico della rinascita? Penso che gli egizi si riferissero a questo parlando di prima volta e dell'avvento della Fenice per dar vita al ciclo del tempo. Osserviamo con attenzione questo panorama, questo luogo, questa regione, dove si dice che ebbe origine il tempo nel momento della creazione, lo Zeptepi. All'epoca dei faraoni, le piramidi di Giza e quelle vicine avevano le punte ricoperte d'oro. Il progenitore dell'astronomia, il greco Eudoxus, descrisse una grande torre dove i sacerdoti egizi si recavano ad osservare le stelle, situata in quella che gli antichi chiamavano Letopolis, a circa 30 chilometri a nord della Grande Piramide. La sua diagonale punta al grande tempio di Eliopolis. I tre punti formano un triangolo rettangolo, sempre visibile, poiché il Sole e la Luna illuminano i suoi vertici d'oro. Ora immaginate di essere a Letopolis in quel tempo, nell'11.500 a.C., con lo sguardo diretto a sud. Che cosa vedreste? Un panorama sorprendentemente simile a quello visibile al suolo. Il Nilo in linea con la Via Lattea. Le tre stelle della cintura di Orione che presentano esattamente la stessa angolazione e la stessa configurazione delle piramidi a terra. Ed ecco quello che apparirebbe spostandoci ad est. La costellazione del Leone, Orakti, nel cielo, direttamente sul tempio di Ra Orakti. E poco dopo si vedrebbe il Sole brillare proprio sopra il tempio.
Tutto ciò non può essere una coincidenza. E un passato incredibilmente distante ci svela la sua immagine del cielo. Sembra impossibile che simili monumenti possano indicare la posizione degli astri nell'anno 11.500 a.C., il primo tempo. Ma cosa accadde in quella data? L'Egitto subì profondi cambiamenti sul finire dell'era glaciale, intorno all'11.000 a.C., che determinò l'innalzarsi del livello del mare e la formazione dei mari del Nord e Baltico. Ma anche nel cuore dell'Africa accadde qualcosa. Vasti laghi si riempirono unendosi l'uno con l'altro e un enorme nuovo corso d'acqua, il Nilo, avrebbe modellato il destino della terra d'Egitto. Per la prima volta, in qualche momento, proprio attorno all'anno 11.000 a.C. Era questo lo Zeptepi, il primo tempo? È arrivato il momento di anticiparvi delle immagini che vedremo tra poco. C'è un ricercatore, un fotografo, si chiama Marco Thier, che ha fatto delle fotografie all'interno di una tomba a Saqqara e dice di aver fotografato su un antico geroglifico della quinta dinastia, udite udite, un extraterrestre. Andremo proprio in quella tomba e lo guarderemo insieme, vedremo cosa potrebbe essere. Ma cominciamo con due domande invece, prima di questo filmato con il professor Awas. Ci sono arrivate, professor Awas, molte email, molte domande, dopo che nel corso di una puntata di Voyager siamo andati insieme vicino ad Alexandria per vedere gli scavi in un sito molto bello vicino al mare, dove si dice che potrebbe esserci la tomba di Antonio e Cleopatra. Molti ci chiedono a che punto sono le ricerche in quel luogo. Qual è la situazione? Abbiamo iniziato a scavare la scorsa settimana e speriamo di avere novità entro la fine del 2008. Così potrai tornare in Egitto con le telecamere di Voyager. Spero che il 2008 sia per noi un anno molto importante, ricco di scoperte interessanti. La scorsa settimana abbiamo fatto la prima perlustrazione del sito con un radar che ci permetterà di individuare esattamente l'ingresso della tomba. Se riuscirò a trovare quella tomba, ad entrare e vedere i due amanti, Cleopatra in una stanza e Marcantonio nell'altra, beh, Roberto, riesci a immaginare cosa succederà? Il mondo intero vedrà Marcantonio e Cleopatra. Il professor Awas sta portando avanti un progetto tutto egiziano per andare a scavare dove nessuno ha mai scavato, perché c'è un luogo che tutti vedono, che tutti attraversano, ma che nessuno ha ancora scavato, e potrebbe essere veramente una miniera di tesori dell'antico Egitto. È il Nilo. Cosa sta per fare nel Nilo? Today, Roberto. Pensa, Roberto, proprio oggi la mia squadra ha trovato un grande pilastro di granito lungo circa 6 metri nelle acque del Nilo. È un lungo cancello, sempre in fondo al fiume, proprio di fronte all'isola Elefantina. Quando sono stato ad Assuan, abbiamo preso un blocco di queste dimensioni, coperto di geroglifici. Per questo penso che mentre riportiamo alla luce i segreti dalla sabbia, potremo rivelare anche i segreti nascosti in fondo al Nilo. Bene, bene, questo può essere il futuro, questo può essere il futuro della ricerca. Io vi prego di continuare il vostro applauso, perché è arrivato il momento di salutare la nostra egittologa Stella Mazzanti. Grazie per essere venuta. Ringrazio il professor Giulio Magli, ma ringrazio specialmente il padrone di casa, colui che ci ha permesso questa sera di stare qui ai piedi della Sfinge. In questa notte dei faraoni abbiamo avuto come ospite l'ultimo grande faraone del 2000, il professor Zaki Awas. Grazie per essere stato qui, grazie per quello che ci ha fatto scoprire, grazie per quello che ci ha promesso di farci vedere in futuro. Noi continuiamo, perché adesso andiamo a Saqqara a scoprire se esiste una figura molto strana. Si dice addirittura, chi l'ha vista, di essere un essere che viene da altri pianeti. Guardate cosa succede, e parleremo anche di giganti. Intanto ci vediamo dopo e ringraziamo ancora il professor Zaki Awas. Grazie, Giacomo.
Siamo a Saqqara, solo 40 chilometri da Giza. Alle mie spalle la piramide più antica ancora in piedi, la piramide a gradoni, pensate, a circa 4500 anni. Qui si trovano delle tombe antichissime e proprio in una di queste vogliamo entrare per vedere qualcosa che per alcuni sembra molto particolare. Stiamo per entrare nella tomba di Ptahotep, una persona molto importante della quinta dinastia. La tomba infatti risale al 2400 avanti Cristo, una tomba, come vedremo, istoriata in maniera molto precisa e puntuale da veri artisti. Quante volte abbiamo detto che non tutto è mistero e non tutto nello stesso tempo è chiarito? La difficoltà sta proprio nel fatto di riuscire a rintracciare esattamente cose ancora da scoprire, valutando quello che è stato scoperto fino a quel momento. Bene, in questa sala della tomba che stiamo visitando c'è un geroglifico che ha fatto molto parlare. Guardate quale immagine ha scattato qualche tempo fa Marc Cottier. Guardiamolo insieme, vedete? C'è una specie di essere che sembra avere degli occhi grandi, sembra avere delle antenne, un mantello. Ma le cose in realtà potrebbero essere andate in maniera diversa. Quello potrebbe non essere un extraterrestre. E lo possiamo vedere guardando esattamente il geroglifico sul quale è stata fatta quell'incisione. Intanto possiamo guardarlo con attenzione e vediamo che ci sono degli uomini che portano dei doni al titolare della tomba, Ptahotep. Bene, questo uomo era il gran sacerdote del faraone, quindi era un uomo estremamente importante. Dunque, dicevamo che questi altri uomini portavano i doni nel magazzino, e proprio all'inizio del magazzino c'è un'immagine particolare e la vediamo qui, ed è questo il famoso extraterrestre di Marc Cottier. Lui aveva ipotizzato che tutti questi uomini portassero dei doni a questo essere venuto chissà da quali altri mondi, ma una volta ripulito il geroglifico ci si rende conto che questo non è un extraterrestre. Bene, qua proprio dove si pensava ci fosse questo extraterrestre si vede invece con molta chiarezza un vaso. Ma come facciamo a dire con certezza questo? Perché poco più avanti vediamo un altro vaso identico, questa volta con un coperchio, mentre qui era aperto, e come vedete i frutti sono lateralmente collocati e si nota che non è assolutamente il corpo di un extraterrestre. Bene, chiarita questo dubbio, chiarito questo mistero, andiamo avanti invece, perché c'è qualcos'altro che dobbiamo comprendere meglio. Fino ad oggi si pensava che l'immagine più grande di un uomo fosse riferita al fatto che si trattava o si trattasse di un uomo importante, del responsabile della tomba. Ma c'è un'ultima teoria molto affascinante che noi vi presentiamo, che parla di un altro motivo per il quale questi uomini sarebbero più grandi. E per raccontarla meglio ci spostiamo dal titolare della tomba a un altro geroglifico che invece rappresenta uomini all'apparenza molto più normali. Da questa parte della tomba vediamo scene di vita rupestre, ma guardiamo un'altra scena che ci può far pensare. Qui vediamo ancora scene di vita e vediamo un uomo che porta dei buoi, ma come vedete non sono più proporzionati come dall'altra parte, ma questo uomo è molto più grande dei buoi. È solamente una licenza di chi ha fatto questo geroglifico, di chi ha disegnato queste scene, oppure realmente c'erano degli uomini più grandi? Ma tracce, secondo alcuni, di giganti qui a Saqqara non si troverebbero solo nella tomba che abbiamo visto. Saqqara è uno dei luoghi più importanti e più antichi dell'Egitto dei faraoni, e proprio qui troviamo il Serapeum, un tempio grande, sotterraneo, affascinante, lo vedremo tra poco, dedicato al dio Serapide. Qui sono sepolti dei faraoni importanti, come per esempio Ramses II, ma non solo loro.
Fu l'archeologo francese Auguste Mariette a scoprire l'ingresso di questo tempio. Era il 1851. Una scalinata che fu liberata dalla sabbia per arrivare in un antro dai sarcofagi realmente incredibili. Stiamo anche noi per entrare in un luogo ai confini del tempo. Eccoci entrati nelle grotte, che sono altissime, profonde e molto lunghe. E vediamo proprio all'ingresso l'unico dei sarcofagi ancora non terminati. Infatti questo è solo il coperchio di uno dei 24 sarcofagi giganteschi che si trovano in questo luogo. Sono di un basalto perfettamente liscio, tutti gli altri, questo come abbiamo detto non è finito, estremamente semplici nel disegno, ma imponenti nella struttura. Abbiamo visto questo coperchio, ma andiamo a vedere la parte centrale del sarcofago di cui avrebbe dovuto far parte. Ecco l'altra parte del sarcofago, è alta poco meno di 2,20 m, sono alto 2 metri, vedete, questa è la sua altezza. Con sopra il coperchio arriverebbe a più di 3,5 metri, ma vediamo la lunghezza, percorreremo il suo fianco lungo la caverna. Poco più di 6 metri per 60 tonnellate di peso, un'opera veramente mastodontica. Secondo la teoria classica, questi 24 sarcofagi sarebbero serviti per far riposare dei buoi, sì, i buoi sacri di quel periodo. Ma prima abbiamo parlato di giganti, perché a fronte di questa teoria classica ce n'è un'altra, molto affascinante. Stop, ci fermiamo qui. Quella di questa sera è stata una puntata difficilmente ripetibile. Torneremo a parlare dei sarcofagi giganti e cercheremo di capire come mai sono lì, come mai sono stati costruiti. Torneremo a parlare di questo in una nuova serie di Voyager che partirà il 3 marzo prossimo. Intanto ancora buone feste e buon anno. Torneremo probabilmente da queste parti perché i misteri dell'Egitto non sono ancora finiti. A Voyager. E siamo entrati a conoscenza, siamo venuti a conoscenza. Non parlo. Sta a cambiare la pila caduta. Andiamo a Saqqara, antico nome della zona di Saqqara, l'antica Saqqara. Voyager.